diga foranea di Castellammare del Golfo, un'opera importante per la salvaguardia del porto stesso. Da oltre un anno è appaltata, eppure i lavori non partono. Perché, Sindaco? È incredibile come l'assessorato regionale alle infrastrutture, nella qualità di stazione appaltante, ancora non riesce a recuperare l'appalto o a portare a termine l'appalto integrato o aggiudicato appunto a marzo 2023 con il progetto esecutivo che doveva essere consegnato entro 6 mesi, e a più di un anno e mezzo dalla data di consegna appunto dei lavori ancora non c'è traccia dei lavori stessi. Avete sollecitato voi la regione? Sì, abbiamo più volte sollecitato, perché per noi è un'opera molto importante, per noi è un'opera strategica, anche perché il muro paraonde lasciato così indifeso alle correnti marine rischia di spezzarsi e facendo ritornare il porto di Castellammare indietro di 50 anni quando ancora era sprovvisto di diga foranea. Noi parliamo di diga foranea, facciamo il punto sul porto. Ma sul porto circa 3 mesi fa hanno riconsegnato la nuova area, il nuovo piazzale, ma anche lì c'è stato uno strano cortocircuito, per cui il primo lotto dei lavori ancora non è terminato, quindi ci ritroviamo con i servizi che sono stati completati ma che si trovano alla mercé delle onde, delle mareggiate, proprio perché il secondo lotto era definito tale in quanto dal punto di vista funzionale doveva essere costruito appunto dopo che tutta l'area fosse stata messa in sicurezza. Ma infatti in caso di forte mareggiata lo spiazzale si riempie di tante cose che getta il mare. Sì, assolutamente, proprio perché è stato lasciato aperto una parte del muro paraonde per consentire l'accesso ai mezzi che devono andare a posizionare gli acropodi proprio a difesa dell'infrastruttura stessa. Ma questo tratto di muro paraonde lasciato aperto oggi fa entrare appunto le mareggiate, esponendo alle intemperie anche i locali tecnici che sono al servizio del porto. Ottimisticamente, c'è una data di completamento? Ma guardi, noi auspichiamo che i lavori dovrebbero terminarsi in 2 anni. Problema è che non sappiamo da quando decorreranno questi 2 anni.